Buongiorno a tutti. Vi disturbo con questo video per darvi alcune informazioni che riguardano il nostro paese. Come buona parte d'Italia abbiamo riaperto le nostre scuole, sia la scuola elementare che l'asilo. Ringrazio perché abbiamo trovato una splendida collaborazione con la dirigente scolastica, con gli insegnanti e con le collaboratrici delle scuole e con l'amministrazione dell'asilo. Tutte le misure sono state adottate, i vostri bambini andranno a scuola in piena sicurezza. Chiediamo a voi massima collaborazione per aiutare il personale preposto al controllo e per far sì che le operazioni avvengano come prescritte. Questa settimana è andata molto bene, quindi vi chiediamo di continuare in questo modo. Per quanto riguarda i servizi scolastici, quindi dopo scuola e mensa, i consiglieri comunali stanno lavorando intensamente per far sì che questi servizi possano riprendere come eravamo abituati e tramite dell'apposita modulistica vi terremo aggiornati e faremo tutto quanto possibile per far sì che questi servizi possano ripartire. La seconda parte del video e del motivo principale per cui ho deciso di farlo è perché ieri pomeriggio è stata notificata qua in comune che è stato notificato che due nostri compaesani sono risultati positivi al coronavirus. Li ho sentiti, stanno bene e quindi faranno la quarantena presso la propria residenza in paese. Tra 14 giorni poi rifaranno il tampone e se il primo tampone sarà negativo faranno un secondo tampone, ormai come tutti ben sappiamo, e dopo il secondo tampone negativo verranno dichiarati guariti. Quindi da parte mia, tutta l'amministrazione comunale e da parte di tutto l'Agnasco, un in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione ai nostri due compaesani. Concludo con le raccomandazioni, ormai siamo abituati a sentirle, bisogna rispettare, dobbiamo rispettare le regole perché è interesse di tutti, è interesse non ricadere, sentite che i contagi in Italia stanno di nuovo aumentando. E quindi vi ricordo che quando entrate nei luoghi chiusi dovete indossare la mascherina deve essere indossata anche sopra il naso, perché abbiamo perso un po' questa abitudine, sia in chiesa che nei negozi. Ringrazio, visto che ho nominato la chiesa, i volontari che continuano intensamente il loro lavoro per far sì che quando siamo seduti in chiesa, possiamo assistere alla messa in sicurezza, quindi un grazie di cuore per questo. Grazie a tutti coloro che continuano a collaborare con noi. Rispettiamo le misure, cerchiamo di non ricadere in quella brutta situazione, in quel brutto periodo che abbiamo passato. Vi auguro un buon sabato e una buona domenica. Domani ci sono le votazioni, il seggio elettorale. Non abbiamo potuto fare diversamente, quindi è stato allestito all'interno della nostra scuola. Ci siamo impegnati per far sì che lunedì sera rimetteremo la scuola in ordine, con un'apposita ditta procederemo alla sanificazione, così che martedì mattina i vostri bambini potranno già tornare in classe. Grazie a tutti e buona domenica.